Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo dei fagiolini sott'olio, sempre sott'olio, perché in questo periodo mi piace fare delle conserve. Andiamo a vedere gli ingredienti e come io so fare. Allora, qui ci sono già 400 g di fagiolini già lessati, dell'aceto, dell'acqua, dell'olio extravergine d'oliva, del sale, dell'origano, del basilico, dell'aglio e due vasetti. Allora, premetto che io ho già fatto questo lavoro questa mattina, ho messo 1 litro di acqua, 1 litro di aceto e un po' di sale, l'ho messo sul fuoco, ho portato a ebollizione. Dal momento in cui bolliva, ho buttato dentro i fagiolini e li ho fatti cucinare per soli 10 minuti, dopodiché li ho scolati dentro l'acqua ghiacciata in modo che rimangano belli verdi, dopodiché li ho messi sul canovaccio ad asciugare. Eccoci qua, non ci rimane altro che condirle. Ho preso solo uno spicchiettino d'aglio, lo faccio a pezzettini, mettiamo del sale, dell'origano e del basilico spezzettato. Poi aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva. E mescoliamo. Eccoci qua. Dopo aver mescolato bene i nostri ingredienti, ho messo un po' di olio nel fondo, l'ho fatto girare nel vasetto in modo che aderisca bene e cominciamo a riempire il nostro vasetto. Eccoci qua, abbiamo riempito due vasetti, magari sono diversi dall'altro, però hanno lo stesso contenuto. Mettiamo questi affarini qua. Per tenere ben ben saldo giù, così, uno, due, e aggiungiamo ancora dell'olio extravergine d'oliva fino a coprire tutto. Io vi consiglio adesso, io li chiudo, però domani mattina io riguardo perché l'olio può essere sceso giù e magari. Vedete, fa le bollicine per cui c'è aria. Allora consiglio di non chiuderli proprio del tutto, ma adesso vi faccio vedere un attimo com'è la situazione. Però domani potete fare tutto. Vediamo un po', no, mettiamo un altro pochino. Ecco qua. Intanto li chiudiamo. Eccoci qua, i due vasetti sono pronti, anche se sono diversi uno dall'altro. Vi consiglio domani mattina di aprire un attimo il tappo e guardare se l'olio è sceso giù, perché devono essere comunque coperti di olio. Quindi controllate domani, dopodiché chiudete bene e li potete mettere tranquillamente nella vostra credenza. Vi ricordo che mi trovate su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella e io vi terrò sempre aggiornati. Un bacio! Alla prossima, ciao!